Buongiorno ragazzi, buon Natale! Il cappellino di Yogi dice tutto. Oggi 25-12 siamo al Cairo. Siamo arrivati ieri ad Alessandria, una breve visita della città e poi subito partiti per la capitale. Proprio così, il nostro viaggio inizia da Alessandria e dalla visita di uno dei suoi luoghi da non perdere, le catacombe di Kom el Shukafa. Queste sono state scoperte per caso. Infatti, all'inizio del XX secolo, la scomparsa di un asino in una buca aperta improvvisamente nel terreno portò alla luce questo complesso funerario unico nel suo genere. Il nostro tour prosegue con la visita della cittadella. Questo grazioso forte, che affaccia sul mare, occupa il sito dove nell'antichità sorgeva il faro, una delle sette meraviglie del mondo antico. Il nostro viaggio in Egitto durerà all'incirca poco più di una settimana. La partenza è stata ad Alessandria perché abbiamo trovato un volo low cost vantaggioso da lì. Da lì scenderemo al Cairo, 2 giorni al Cairo, poi volo interno verso Luxor. Visiteremo l'antica capitale Tebe, altri 3 giorni dedicati a questa meravigliosa città. E da lì ci sposteremo ancora più a sud verso Assuan. Visiteremo le altre bellezze di questo luogo fino ad arrivare ad Abu Simbel, al confine con il Sudan. Da lì terminerà il nostro viaggio perché prenderemo un nuovo aereo che ci riporterà alla capitale e passeremo l'ultimo dell'anno nella città di Alessandria. Adesso siamo nel sito storico di Saqqara, la prima piramide a gradoni costruita qui in Egitto. E da qui inizia il nostro viaggio nella meravigliosa terra dei faraoni. Questo complesso funerario dista circa 30 km dal Cairo ed ospita al suo interno, oltre alla famosa piramide a gradoni del faraone Djoser, un gran numero di tombe e mastabe. La maggior parte dell'area è rimasta sotterrata nella sabbia fino a metà del XIX secolo, quando l'egittologo Auguste Mariette lo riportò alla luce. Ad oggi la grande piramide è chiusa, è proibito visitarla all'interno, ma ammirarla all'esterno rimane comunque uno spettacolo mozzafiato. Stiamo entrando nella piramide di Unas. Non è messa tanto bene, potrebbe cadere da un momento all'altro. Caschetto ci vuole. E questi sono gli stretti cunicoli per l'ingresso nella piramide di Unas, del faraone Unas. Un breve tragitto in auto ci conduce ad un'area del sito dove ci sono le mastaba. Qui stiamo entrando nella piramide di Teti. O Titi. Titi, Teti. Qualcosa di genere. E anche qui è bassissimo. All'interno della tomba di Teti. Vede, come ti trovi nella tomba di Titi o Teti? Dolorante, schiena, ginocchi. Out! Questo particolare tipo di tomba monumentale, utilizzata durante le prime fasi della civiltà egizia, veniva realizzata non soltanto per i faraoni, ma anche per le famiglie nobili vicini al capo di Stato. I muri sono decorati con scene di vita quotidiana, dai quali si può capire come vivessero e lavorassero gli uomini dell'antico regno. Stiamo mangiando delle polpettine buonissime, non so cosa c'è dentro. Allora che destino? Non so, però erano buonissime. Che altro tu mangi senza piatto? Cavolo e riso, polpettine cavolo e riso, polpettine di cavolo e riso. E qui buone. Che c'è? Carne. Carne mista. Kebab e pollo. Pane tipico arabo. Ci troviamo all'entrata delle piramidi. Questa è tutta la fila con tutti i turisti. Facciamo il biglietto.
rimontiamo in pulmino e ci dirigiamo a vedere diverse piramidi ed infine la Sfinge. Eccoci sotto il punto più rappresentativo di tutta l'Egitto. Siamo alle tre piramidi di Giza e questa dietro alle nostre spalle è la piramide di Cheope. La piramide di Cheope, dice, è stata fatta con circa 2 milioni e 900 mila blocchi soltanto da un peso circa di 10 tonnellate l'uno. È un mistero capire, nessuno lo sa, come abbiano fatto a costruirla. Anche a trasportarla, perché le pietre vengono da Luxor, quindi insomma un grande lavoro. E Napoleone ha detto che con tutti questi massi avrebbe fatto la cinta muraria di tutta la Francia, quindi tanta roba. Questa è la vista delle meraviglie di Giza, dove al suo ingresso abbiamo la Sfinge proprio dietro di noi e alle sue spalle abbiamo la piramide più imponente che è di Cheope, Khefren proprio dietro alla Sfinge e Micerino l'ultima. Eccoci davanti alla bellissima Sfinge. Eccola qua. Guardate che eleganza. Praticamente la Sfinge è mezzo leone e la faccia è del faraone Khefren. È stato fatto così il corpo del leone perché rappresenta la sua forza, mentre la faccia per rappresentare la sua persona. E il naso è scomparso, non si sa qual è la motivazione. La barba invece che è caduta si trova al British Museum a Londra, mentre il tipico cappello che ha mette in evidenza gli orecchi per al significato, perché i faraoni sentivano sempre tutto, no, ascoltavano sempre tutto. Buongiorno, oggi è il terzo giorno del nostro viaggio in Egitto, siamo pronti di prima mattina, secondo giorno al Cairo, visiteremo tutto il centro storico insieme alla nostra guida e siamo pronti per partire. Prima tappa del Cairo, siamo venuti a visitare il museo del MEC, il museo delle antiche civiltà. Questa scelta è ricaduta su questo museo perché l'antico museo egizio, dove erano conservati tutti i resti delle tombe, delle mummie, sono stati trasferiti nel nuovo museo, il GEM, che però attualmente non è ancora aperto. Quindi qui siamo venuti perché solamente le mummie sono trasferite in questo museo. Questo museo è anche interessante perché ripercorre tutta la storia egizia sia dall'era faraonica fino ai giorni d'oggi, quindi ripercorrendo tutte le varie civiltà che l'hanno contraddistinta, quindi oltre a quella faraonica ovviamente quelle successive come i Romani, i Greci, i Romani, gli Arabi, i Mamelucchi, i Turchi fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Seconda tappa di giornata, siamo saliti sulla cittadella di Saladino. Sì, infatti questa è stata commissionata da Saladino, ma lui non c'è mai realmente stato, l'ha solamente commissionata. All'interno si possono vedere due moschee, una di origine mamelucca, una invece di origine più araba. Sono molto belle, quella soprattutto araba assomiglia alla moschea blu di Istanbul. L'ingresso costa 200 lire sterline turche e la cittadella è grossa, c'è anche il Museo Nazionale Militare. Ed è costruita su un cucuzzolo sopra il Cairo, dove c'è una terrazza dove si può ammirare fino alle piramidi. Veramente spettacolare, sì.
Dalla cittadella si può avere una vista veramente unica sulla capitale, sul Cairo. Il Cairo che fa circa 20 milioni di abitanti, quindi è veramente una grossa città, una megalopoli. Da quassù abbiamo una vista super panoramica su il faro dell'Egitto, su due moschee di origine mameluca e soprattutto in lontananza si possono vedere le bellissime piramidi. Altra tappa da non perdere al Cairo è il quartiere copto, lontano dal caos della capitale. Le sue mura racchiudono un insieme di stretti vicoli, un piccolo museo e antichi luoghi sacri come la Chiesa Sospesa e la Chiesa di San Giorgio. Siamo nella chiesa di San Giorgio, dove si ritiene che la Sacra Famiglia si rifugiò quando scapparono dalla Palestina per venire qua in Egitto per 3 mesi. E per concludere la giornata finalmente facciamo un po' di shopping. Siamo nel pittoresco mercato di Khan El Khalili. Sono diventato arabo. C'è una bella casa. Bello. Quindi andiamo a vedere qualche acquisto. Siamo a caccia di souvenir. Guardi qua. Questi anelli. È uno dei mercati più grandi dopo quello del Gran Bazar di Istanbul, da perderci. Peccato che noi abbiamo pochissimo tempo. Finisce qui la prima parte del nostro viaggio in Egitto. Nel prossimo episodio vi porteremo a Luxor, Karnak e alla Valle dei Re.